Tre motivi per cui è importante votare no a questo referendum. Perché se passa questa riforma, cioè se dice sì, non eleggiamo più i senatori, perché i senatori non saranno a tempo pieno, ma saranno part-time, in quanto faranno anche, come i sindaci e i consiglieri regionali, ed essendo stati eletti come sindaci e consiglieri regionali avranno, non si sa perché, l'immunità dagli arresti, dalle intercettazioni, dalle perquisizioni. Un'impunità garantita che non aspetta, che spetta soltanto a quelli che sono eletti per fare le leggi. Per presentare una legge popolare invece degli attuali 50.000 firme occorreranno il tempo, cioè 150.000, quindi spazi sempre più ridotti anche per la democrazia diretta. Si parla di maggiore semplicità quando questo Senato, diciamo, che non è più un Senato eletto dai cittadini. In realtà questo potrebbe complicare effettivamente l'approvazione di una legge. Beh sì, la semplicità è un'invenzione, non esiste nella pratica la semplicità, nel senso che oggi è molto semplice approvare una legge, ci sono due sistemi, Camera-Senato con leggi ordinarie e Camera-Senato con leggi costituzionali. Nel futuro c'è chi dice che avremo 13 diversi sistemi di approvazione delle leggi, c'è chi dice che ne avremo 7, comunque sempre molti di più dei due attuali, e il Senato soprattutto potrà rivotare o dovrà rivotare, a seconda degli argomenti che tratta, tutte le leggi che approva la Camera. Quindi il ping pong Camera-Senato non sarà affatto grande, continuerà come così come oggi, ma complicato ancora di più. Se vince no, qualcuno ha ipotizzato una Brexit italiana. È una sciocchezza assoluta, non mi piace che parli e altri dicono una sciocchezza così grossa. La Brexit è una nazione che esce dall'Unione Europea, per la eventuale sconfitta di Renzi al referendum potrebbe al limite portare all'uscita di Renzi da Palazzo Chigi, circostanza di cui ce ne possiamo anche fare una ragione, non sono cose paragonabili. In ogni caso lo stesso Renzi ha detto ultimamente che la legislatura, anche se vince il no, terminerà nella sua scadenza naturale del 2018. Il catastrofismo e il terrorismo che si fa per la vittoria del no è del tutto infondato. Persino Obama ha detto che Renzi deve rimanere anche se perde il referendum. Non ci si deve preoccupare, si può votare tranquillamente no senza avere nessun tipo di cataclismo, anche perché poi lo sappiamo benissimo, l'Italia che è tutta la democrazia, porta il governo se ne passa. Ultima domanda, ci sarà quindi un dopo Renzi oppure no? Beh, prima o poi ci sarà, come dicevo, un dopo tutti, nessuno è eterno, nessuno è indispensabile, tantiamo Renzi. Ma non correlato al no referendum, dice lei. Ovviamente se prende una botta al referendum la sua carriera politica rischia di essere più breve, e ce ne faremo una ragione, arriverà qualcun altro. Grazie. Grazie mille.